Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Dobbiamo fuggire da Solfalena. Andiamo ai rioni dei Cavalieri della Regina. Conosco una via di fuga. Perché la volta scorsa abbiamo subito praticamente un grosso attacco. George! You guys, what are you all still doing here? What about you? Aren't you supposed to be with Arstad and Farad? George! The Queen and Farad, they're dead. What? But Farad! No! How can that be? George, you were with them! How? I'm sorry. I'm sorry, but there's no time to grieve now. The Sun Palace is about to fall. You've got to get out. Wait, just a minute. If Arstad is dead, then that means the Sun Rune must have gone back to the sealed room. That means if Godwin gets a hold of it... Kyle went to the sealed room for us. All you have to do is concentrate on getting the hell out of here. Don't worry, she's all right. Miyake's and Galleon are with her. Leave Lim to them. No, principe, dobbiamo andare. Ora. Non mi piace metterla in questo tono, ma in un certo senso Lim è già salva. Vedi, i Godwin intendono far diventare Lim la nuova regina, per poi controllarla in qualche modo. Il fatto che abbiano aspettato fino al fidanzamento ufficiale prima di fare la loro prima mossa lo dimostra. Quindi non c'è modo che ora facciano del male a Lim. Ma tu e Sai e Liz li state intralciando. Vorrebbero uccidervi entrambi. Esatto. La principessa ha già perso sua madre e suo padre oggi. Non vorrete mica che perda anche voi due. Per il suo bene devi andare. Principe. Ok, andiamo. Anche tu, Zegai, mi hai letto nel pensiero. C'è una via di fuga là avanti. Muoviamoci. Ok, anche George è entrato in squadra. Di qui, giusto? Sì, aspetta un secondo. Voilà! Di qui, presto. Qui non dovrebbero esserci più incontri perché giustamente qui non conoscono questa zona. Una barca, eh? Era tutto stabilito da tempo, per le fughe di emergenza. Forse siamo i primi a usarla. Ok, si parte, salite. Principe. Ti prego non guardare indietro, Sua Altezza. Esatto, la runa. The Sun Rune. It's returning to the sealed room. It's true then. Arstad. Sì. Princess, please hurry. I'm trying. Where are my mother and father? Galleon, weren't you with them?
princess. What's the matter? Zahok! Alania! What are you two doing here? Princess, stay back! What's going on? Hello, princess. And where might you be going? What? Oh, no! Damn! What? Tell me what's going on here! You're the ruler of Sun Palace now, princess. We can't just let you leave now, can we? Why are you... Eh già, ci sono quelli che sono fin troppo ligi al dovere. No, non può essere vero. Sua maestà è... No, è tutta colpa della scomparsa della runa dell'alba. Te l'avevo detto che sarebbe successo qualcosa di simile. Come ha potuto un cavaliere delle regine fare una cosa simile? Traditore infame. Povera principessa, cosa faremo ora? Traditore del cavaliere, sentite, eh? Sono tornato dalla mia ronda, Sua Altezza. Ottimo lavoro. Allora, cosa ha detto? Beh, ha detto che Solfalena è potenzialmente sotto il controllo di Lord Godwin ora. Ma, grazie al cielo, pare che la principessa si sia salvata. Allora, la principessa non è potuta fuggire, eh? Ma è viva, è tutto ciò che conta. Troveremo un modo per salvarla più tardi, in qualche modo. C'è un'altra cosa. Mi addolora dirlo, ma si è diffusa una spregevole bugia. George Prime, dei Cavalieri della Regina, ha ucciso la regina Ferid, poi ha rapito il principe ed è fuggito. Oh no, ma è terribile. Cercate di dare la colpa a George, quanto è meschino. Intendono mandare una squadra di ricerca in mattinata. Sua Altezza, questo non è più un posto sicuro per nascondersi. Posso suggerirle di andare a Lunas a chiedere aiuto a Lady Aswar, signore? Sì, è una buona idea. Mi spiace, non abbiamo le forze per vendicare la regina e sua maestà. Non possiamo nemmeno combattere per il nostro principe Lady Silas. La prego di perdonarci per la nostra inettitudine. Non scherzare, il solo fatto di averci tenuti nascosti stamani ci è stato di grande aiuto. Oh, che parole gentili. Principe, Lady Silas, una simile atrocità deve essere punita. Vi prego di sopravvivere e un giorno la giustizia tornerà a regnare in Falena. Vi imploro. E qui siamo ufficialmente... scappati, cioè nel senso adesso siamo... Siamo letteralmente andati via. Proprio palesemente andati via. Ok, questa è la nostra nuova disposizione. E dobbiamo risalire a Lunas. Quindi dobbiamo tornare indietro, praticamente. Quindi direzione Lunas. Noi ci siamo cambiati d'abito, addirittura. E quindi sì, si ritorna a zero. Sua Altezza, Lady Silas, state bene? L'oracolo è angosciato per voi, vi prego, andate subito a salutarla. Intendi dire che è già arrivata fin qui la notizia? Solo i dettagli più vaghi. Stamani un messaggero a cavallo di ritorno da Solfalena ci ha riferito di un attacco, ma non era vero. Ma... risparmiamoci le chiacchiere per dopo. Il principe e Lady Silas devono riposare. Sì, certo, scusate. Di qui, prego. E qua Isato ovviamente rientra in squadra, eccetera, eccetera. E adesso dobbiamo andare dall'oracolo. Quindi andiamo dall'oracolo. Oh, Silas, Joe, che bello vedere che siete tutti sani e salvi.
State tutti bene, vero? Ero così preoccupata. Ci sono giunte voci orribili, ma non sono vere. Oh sì, sono solo terribili menzogne. Oh no. Cousin Aswar. Capisco. Ashtad e Ferid sono... Almeno voi ce l'avete fatta. Ma la principessa? Chissà cosa è successo a Mina, chissà a Galleon, a Kyle. Zegai? È stata una delle prime lezioni che ho imparato da guerriero. Una spada a riposo deve rimanere inguainata o la lama si arrugginirà. Preoccuparsi ora vi deprimerà e basta. Cercate di dormire un po' e recuperate energie per le prossime battaglie. Sì, hai ragione. Scusatemi tutti, sono una pessima locandiera. Probabilmente non dormite da quell'attacco, vero? Preparerò un bel piatto caldo per tutti voi, ma nel frattempo riposatevi. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Vorrei solo poter fare di più. Mi si chiudono gli occhi. Credo accetterò l'offerta di quel letto. C'è una camera pronta al secondo piano. Va bene, grazie. Zegai, sentiti libero di usare anche tu il secondo piano. Non mi serve un letto, ma se mi stai dicendo che ti sono d'intralcio, salirò al piano superiore. Zegai, ma molto un po' matelico, come si dice dalle mie parti, no? Un po' sulle spine. Oracolo, prima o poi Godwin scopriranno che sono qui. Sarà difficile nasconderli a lungo. Lo so. Ma per ora li lascio riposare, anche se è solo per poco. Come desideri. Qui tutti che lasciano la squadra, ovviamente. Le notifiche sono letteralmente useless, lo ripeterò alla morte. Ok, noi qui possiamo ancora girare tondo, ma possiamo semplicemente andare su. Possiamo parlare con gli altri, ma aspetta, no, se non ricordo male, qua devo parlare, mi sa, con... devo parlare con lei, vero? Ti prego, cerca di riposare. So che sarà dura per te dormire, ma anche sdraiarti per un po' ti farà bene. No, ok, allora possiamo andare direttamente a dormire. No, mi ricordavo ci fosse un altro dialogo in realtà, invece no, a quanto pare no. Lui non parla, ovviamente, sempre zitto, come sempre. Principe, dovresti riposare anche tu, Leon. Ecco, cerchiamo di essere gentili. Oh, yes, sir. I'll be on my way. E ora qui, giustamente, lui può rimanere da solo a contemplare il suo dolore, visto che non l'ha potuto ancora fare. E giustamente ricordare anche tutto quello che è stato. Marskall, your lordship, sir! Father, you're early. I was feeling a little anxious. There's no need to worry. As you can see, we have complete control of the Sun Palace. I heard there were a few crucial problems. Crucial is such a strong word. There may have been a few unforeseen obstacles, but it all turned out fine. The only thing worth noting is that the Prince and Lady Sileads managed to slip away. But thanks to that, we were able to make George take the blame, so in the end it wasn't a complete loss. Hmm, I see. Oh, Lord Godwin! Non fate caso a noi. Continua pure le tue ricerche. Ah, sì, sì, signore. Finalmente è mia. Ma dov'è finita? Scusa? Non fare il timido. Suppongo tu l'abbia già usata, no? Avrei fatto lo stesso anch'io alla tua età. Ah, padre...
per te sono come un libro aperto. La runa è ancora qui, vero? Che altro c'è da dire? Proprio come pensavo. Vorresti provarla? Non ce n'è bisogno, sappiamo entrambi che non funzionerà. Ora che hai la vera runa e la statua del sigillo, mi aspetto che le tue ricerche si velocizzino, giusto? Sì, signore. Come sta la principessa Limsleya? È ancora piuttosto sconvolta, sragiona. L'ho chiusa nella sua camera per risparmiarmi il mal di testa. E credi possa rimanere da sola? Ci getterebbe nel caos totale se commettesse qualche gesto estremo. Non dobbiamo preoccuparcene, mia Kiss è con lei, e poi non è dalla principessa perdere le speranze così facilmente. È un tipo terribilmente testardo. Sì, suppongo sia come Ashtat e Sialitz sotto questo aspetto. Dobbiamo trasferire Sialitz e il principe alla svelta. Se vanno da Barrows, la situazione si complicherebbe. Non preoccuparti, sappiamo dove sono, non sarà difficile trovarli. Princess, won't you please rest even just for a little while? No! If I saw mother and father in my dreams, I think I... I think I would cry. Oh, Princess. It's all right to cry, you know. I won't cry. I won't give them the satisfaction. If I cry, they win. If I cry, it's like admitting the defeat of our family. Defeat to the likes of them. And that's why I can't cry. Oh, Princess. Princess. È incredibilmente forte comunque Limsleya, eh? Ok, e qui siamo nuovamente noi, praticamente. Zegai al solito silenzio tombale. E qui adesso siamo pronti per andare via. Oh, principe. Oh, tesoro, avresti potuto dormire ancora un po'. Riposato abbastanza, Sua Altezza? E tu, Leon? Io? Sì, ho fatto un sonnellino, sto meglio ora. Sta mentendo. Ha insistito sul fatto che una guardia del corpo deve stare sveglia mentre il principe dorme. Non mi ha dato retta. Lady Ashwar, ti avevo chiesto di non dirlo a nessuno. A Leon. Siete già svegli, ragazzi? Deve essere bello essere giovani. Sai, Alice, non vuoi dormire ancora un po'? Non dormo mai bene da sobria. Ottimo. Dov'è George? Non può essere ancora addormentato, non è da lui. Forse George sta soffrendo più di quanto pensiamo. Gli hanno addossato la colpa di ogni cosa, dopo tutto. Nah, quell'uomo non importa un fico secco cosa pensi la gente, finché sa di aver agito nel bene. Se soffre, è per quanto gli ho detto io. Ma come può essere? George, eri con loro, perché? Mi dispiace. Ah. Cugina Ashwar, novità? Se qualcuno fosse sopravvissuto al Palazzo del Sole, suppongo che sarebbe venuto qui. No, non è venuto nessuno a parte te. Allora questo significa che Kyle e Galleon sono stati catturati. Sono rimasti indietro per proteggere Lim. E i Godwin ora avranno messo le loro avide mani sulla Runa del Sole. Hanno sempre puntato alla Runa del Sole.
Credono di usare il potere per rendere Falena l'impero più maestoso di tutto il mondo, sotto il loro dominio, ovvio. Ecco perché Ashtat ha deciso di portare la runa, per proteggerla. Non aveva niente a che fare con la punizione di Lord Lake. Ma alla fine non è bastato a fermare i Godwin. Sialitz. Oracolo! Hanno mandato una squadra di ricerca da Solfalena. Si parla di oltre 100 di soldati armati diretti qui. Cosa? Perché tutti quei soldati? Pare sia una squadra di ricerca che sa cosa deve cercare. George, intendi dire che... Sì, sanno che siamo qui. Non avrebbero potuto trovarci così alla svelta, non senza una dritta. E a questo proposito ho svolto qualche indagine e pare che alcuni nostri chierici siano scomparsi. Isato, stai forse insinuando che... Sì, oracolo, sembra proprio che... ci hanno tradito e sono fuggiti, codardi. Oh no, ma come hanno potuto? Sono così... desolata. Non mi sorprende, almeno abbiamo conosciuto qualcuno che non ci ama. Comunque, rimandiamo a dopo le lamentele, ora dobbiamo pensare ad andarcene di qui. Sì, hai ragione. Isato, guidali nei boschi, ok? Ma, oracolo, sarebbe... Isato, è l'unica cosa da fare, ti prego, fallo per me. Come desideri. In quei boschi si snoda un sentiero sacro conosciuto solo agli elfi. Se lo segui, arriverai nel territorio dei Burrows. Il territorio dei Burrows? So che Lord Burrows non è affidabile, ma la sua famiglia è l'unica che può tenere testa ai Godwin. E se la famiglia dei Burrows non ci aiuta, puoi sempre andare a est, nella città portuale di Esrise, e da lì... No, non abbandonerò mai il mio paese solo per salvarmi la pelle. Ma se non puoi respingerli, non puoi farti uccidere dai Godwin. Devi essere pronto al peggio. Altrimenti potresti lasciarti catturare anche qui. Vai, presto. Qui tutti che rientrano in squadra, ovviamente. E dobbiamo andare via. Quindi usciamo. E andiamo verso i boschi. E qui ora apparirà l'altro sentiero, che era appunto la strada bloccata che si vedeva l'altra volta. This way. That way? But that's a dead end. Just follow me, quickly. What's going on? Remember what the Oracle said. It's a path only the elves know about. Come on now, let us hurry. Esatto, è un sentiero conosciuto solo agli elfi, quindi... Let's go. Ok, qui siamo usciti. Dove siamo? Siamo nel territorio di Lord Burrows. Se proseguite verso sud, raggiungerete il villaggio di Hod. Se vi spingete poco oltre, arriverete al paese natio della famiglia Burrows, Rainwall. Sua Altezza, Lady Sialitz, oltre non posso proseguire. Siate prudenti d'ora in poi nel vostro viaggio. Cosa? Torni indietro, Isato? Ho fatto come desiderava Lady Aswar. Qui in realtà possiamo scegliere entrambe le cose, ma sappiamo già, lo farò di sicuro. Lord Burrows è una persona molto furba, non posso prevedere quale mossa farà in una simile situazione. Vi prego, non abbassate mai la guardia. Non lo faremo. Grazie per essere venuto con noi fin qui, sarebbe stato impossibile senza di te. Ora devo andare.
E qui Isato lascia la squadra. Ok, e qui adesso siamo praticamente nel nuovo continente. A questo punto invece dobbiamo andare verso questa zona, quindi zona sud-est, per raggiungere appunto il villaggio di Hod. Ecco qua, quello è il villaggio di Hod, che è la nostra destinazione. Eccolo qua. E ragazzi, finalmente comincia Shugoden 5. Perché adesso si inizia anche a reclutare. Ci saranno i primi passi per il reclutamento dei personaggi. C'è il circo in città? Mi sa che l'intera città essere il circo. È quel che dicono tutti quando la vedono per la prima volta. Lord Burroughs ha raccolto un gruppo di artisti che riteneva promettente e gli ha fatto creare questo villaggio. Nel bene o nel male, questo è il risultato. È un insulto al buon gusto. Mamma mia, non sopporterei di incontrare artisti non promettenti. Chiediamo in giro e vediamo se scopriamo qualcosa di utile. Lord Burroughs starà tergiversando, come sempre, ma vorrei capire se qualcuno l'ha costretto a prendere posizione. Non vorrei mai imbattermi in una trappola di Godwin appena mettiamo piede a Rainwall. Quindi andiamo a vedere se lui è rimasto fedele, diciamo, alla sua causa, o se si è fatto corrompere, ovviamente, dai Godwin. Ci sono tante cose da fare in realtà in questa cittadina. La prima però che vi posso consigliare di fare, se volete appunto giocare al meglio delle vostre possibilità, è ovviamente innanzitutto cercare i vari forzieri in giro per la mappa. Questo, che tra l'altro, tattica croce. Ah, più 5 di attacco addirittura. Ok, e dobbiamo andare esattamente qua, perché qui adesso apparirà una scenetta. Eccolo qua. Per Bacco, un'opera davvero eccezionale. Davvero? È ovvio, l'ho fatta io. Non mi sorprende, vale 3000 pocci, nessun dubbio. Davvero? Va bene. Grazie. Portami le prossime opere che farai, non vedo l'ora. D'accordo, non ti deluderò. Che schifezza. Ops, avete sentito quello che ho detto? Non mi sembrate di questo villaggio. Lasciate che vi spieghi. Mi chiamo Bastan e sono, beh, un truffatore. Faccio finta di essere uno stimatore d'arte. Sapete, non è che mi piaccia particolarmente fare il truffatore. Lord Burroughs è il mio cliente più affezionato e gli piacciono le opere degli pseudo-artisti di questa città. Per questo è disposto a pagare delle cifre esorbitanti per delle opere da 4 soldi. Può non piacere, ma devo soddisfare i gusti di Lord Burroughs, se no mi ritroverei in mezzo a una strada. Grazie per avermi ascoltato. Ora mi sento meglio. Mi sono levato un bel peso dallo stomaco. Ecco qua. Questa era la scenetta a cui dovevamo assistere, perché questo è il primo step per reclutare poi definitivamente Bastan, perché altrimenti non lo potremmo reclutare. Qui adesso possiamo farci stimare gli oggetti, che in questo caso abbiamo solo sto bonsai, va bene, facciamolo, tanto non cambia nulla, e possiamo uscire, non c'è più niente da fare qua. E a questo punto in realtà io direi di fare un giro per la città, più che altro perché voglio cercare i forzieri. Io non so se effettivamente tenere in registrazione il mio vagare per la città alla ricerca di forzieri, o se posso tagliare e fare in modo che poi voi possiate, cioè, non so se tenere la ricerca dei forzieri per farvi vedere dove sono i forzieri, oppure praticamente tagliare tutto e dirvi ok, ho preso i forzieri, quindi possiamo andare avanti. Potrei anche registrare dinanzi ai vari forzieri per farvi vedere dove sono, ma se non vi faccio vedere la strada vera e propria per prendere i forzieri, un pochettino il tutto si perde, e quindi direi che la cosa migliore da fare è forse farvi vedere appunto io dove mi muovo, e nel frattempo magari parlare del più e del meno
e permettervi di guardare dove si trovano effettivamente i forzieri, qualora anche voi li vogliate cercare e vogliate appunto emulare lo stesso gameplay che sto facendo io praticamente. Allora, non dovrebbe esserci tanto altro da fare in realtà in città adesso, perché l'unica azione che in realtà conta davvero sarebbe quella di attraversare quel ponte. Quel ponte che abbiamo visto poco fa. Ecco, l'unica cosa che possiamo fare al momento, vedete, è prendere solo questi forzieri, che tanto ve li faccio vedere, perché tanto non mi costa nulla. Ecco qua. E qui c'è un altro personaggio da tenere sott'occhio. E chi sono mai questi pesciolini fuor d'acqua? Cielo, che vestiti! Una nota così stonata nell'ose di cultura in un deserto di banalità che la nostra città rappresenta. Statemi alla larga. Ok, basta. Semplicemente dovevamo attivare il dialogo. Vi ho chiesto di starmi alla larga, non capite forse ciò che io vi dico? Va bene, basta, non abbiamo capito il tasso di cultura che possiede la nostra... Oh, pezzo incremento. Questo è importantissimo, ragazzi. Pezzi incremento. Sono una roba molto spicy nel gioco. Cioè, la runa incremento è molto spicy. Ok, una volta fatto questo, abbiamo preso in teoria tutti i forzieri, credo. Non credo che ci sia altro da vedere. Tu hai sale? Ecco, vedete, già il sale sta iniziando ad aumentare. Quindi prima costava 100, ora sta iniziando a costare 200. Quindi capite bene che anche il vendere il sale sarà un metodo di profitto in futuro. Ok, adesso proviamo ad andare di qua per un'altra scena. Hey, it's the prince! It's them! It's the prince and lady Sialides! I'm sure of it! Uh-oh. Prince, let's run! Hey, wait! What you running for? My name is Boz Wild, the lord of the port town of Estrise. I'm a friend of Lord Barrow's. I know it sounds presumptuous of me, but I'm here to rescue all of you. Esatto, perché Barrow's ovviamente si oppone a Godwin. Questa è un'occasione importante per i Barrow's. Ehi, siete tutti sani e salvi. Che sollievo. Lord Wild, stiamo sfuggendo dal Palazzo del Sole. Temo che non siamo a conoscenza di tutti gli ultimi eventi. Cosa intendi dire con sono qui per salvarvi tutti? Oh, scusa, che sconsiderato, non vi ho spiegato nulla. I Godwin hanno assunto il controllo di Solfalena e ora dicono che si faranno giustizia da sé. Io e Lord Barrow's e molti altri invece abbiamo fiutato cosa diavolo stavano nascondendo. George ha ucciso sua maestà la regina Ferid, la regina Ferid, e poi ha rapito sua altezza il principe. Faccio prima a credere che gli asini volano. Proprio come immaginavo. Ho deciso di aiutare il principe e Lady Sialides sfuggiti alle malefiche grinfie dei Godwin. Così ho adunato tutti i miei uomini e ho iniziato a cercarvi. Capisco. Chissà quanti pericoli avrete affrontato rischiando ogni volta la vita, ma ora siete al sicuro con noi. Prima il dovere. Andiamo a Rainwall. Lord Barrow's vuole vedervi tutti. Qui ovviamente... Ma, Sua Altezza... Beh, non mi sorprende affatto considerando tutto ciò che avete dovuto affrontare. Non preoccuparti, Lord Wild non è certo famoso per i suoi piani astuti. Ed è la pura verità. Sono esperto come un'ascia da battaglia e scommetto ci voglio un sacco di esperienza per darvela a bere. Quindi non preoccupatevi per me, non proverò a mentire sulla mia età. Ma suppongo non sia nemmeno una cosa di cui vantarmi. Ehi, andiamocene da qui. È quel che pensavo, ma ti dirò un'altra cosa. Ci serve un po' di tempo per prepararci prima. Siamo venuti in nave, ma prima di salire a bordo dovremo fare le pulizie e renderla presentabile per le signore. Quando siete pronti a partire, venite al piccolo porto qui in città. A presto. Ok, questo giustamente è per farci capire che possiamo esplorare la città. Possiamo e dobbiamo soprattutto esplorare la città. Sembra troppo bello per essere vero. Non preoccuparti, almeno di una cosa possiamo essere certi. Quell'uomo non è un bugiardo. Stavamo per andare a Rainwall comunque. Potremmo farci accompagnare da lui. In quel caso, io non verrò con voi. Cosa? Perché no?
Ufficialmente ho disonorato il nome dei Burrows ai giochi sacri. Meglio che non vada a Rainwall. Se vengo con voi non sarete benvenuti là. Va bene, non hai colpa per quell'incidente ai giochi sacri. Ci sono molte persone che non la pensano così. E poi non mi interessa tornare dai Burrows. Zegai, beh, decidi tu, non possiamo costringerti a venire. Grazie di tutto, Zegai. Come gladiatore ho sempre combattuto da solo, ma lottare al tuo fianco è stato grandioso. Zegai. Eh sì, Zegai per il momento ci ha lasciati, ma non vi preoccupate perché ovviamente Zegai sarà un altro personaggio che recluteremo. Allora, qui non possiamo andare. Esatto, l'accompagneremo noi in nave. Quindi possiamo andare praticamente verso il piccolo porticciolo che era quello in cui siamo andati prima. Ovvero da questo lato scendendo. No, aspetta, dov'era? Là sopra se non sbaglio. Sì, era nella zona superiore e poi scendere. I forzieri credo di averli presi tutti in realtà. Non credo di aver mancato altri forzieri. A parte che poi, diciamo, la cosa più importante era il pezzo incremento, il set finestre. E questi li abbiamo presi. Per cui, una volta presi questi forzieri, credo che non ci sia altro che io mi debba preoccupare di raccogliere. L'estimatore l'abbiamo conosciuto. Sì, non credo che ci sia altro qui, perché qua abbiamo girato, abbiamo preso tutto, quindi yes, eccoci qua. Pronti? Si parte? Allora, aspetta un secondo. Perché, sì, ok, qua ci siamo stati, la locanda pure. Va bene, possiamo andare. Sì, sì, possiamo partire. Ok, pronti? La nave è pronta per salpare. Di qui, prego. Ehi, manca qualcuno. Capisco. E allora Zegai è... Sì, beh, credo di poterlo capire. Beh, di qui, prego. Boz, come facevi a sapere che andavamo al villaggio di Hod? Oh, non lo sapevamo, è stato un puro caso. Ho pensato che se fossi venuti di qui avreste attraversato uno di quei ponti, così ho messo dei soldati a ogni ponte. Ma non potevo starmene qui a girare i pollici, così ho recuperato una nave e ho iniziato a passare da ogni ponte. E così è stato solo un caso che ti trovassi al ponte del villaggio di Hod quando ci stavamo passando noi. Esatto. Forse il potere del sole e sua maestà la regina e sua maestà Feridi su in cielo ci hanno aiutato. Oh no, non intendevo dire che... Cioè, voi ragazzi eravate lì quando... Forse siete ancora... Ah, che testa che mi ritrovo. Perché non rifletto mai prima di aprire questa dannata bocca? Perdonatemi, vi prego. Non devi scusarti. È stato un bel pensiero, davvero. Oh, Lady Sialitz. Sì, diciamo un po' un bonaccione, ecco. E qui adesso finalmente possiamo scendere, perché saremmo potuti scendere anche a piedi in realtà. Solo che perdere tutto ciò al villaggio di Hod sarebbe stato un po' particolare, anche perché come potete notare, per raggiungere il Rainwall dobbiamo attraversare il fiume. Quindi è un passaggio, diciamo, obbligato questo. Eccoci qua, Rainwall. Sua Altezza, quella casa là in cima è la magione di Lord Burrows. Esatto, quindi vedete una città che praticamente si sviluppa tutta in altezza e nelle varie zone a destra e sinistra ci sono ovviamente negozi e tutto quello che ci serve avere. Lord Burrows non vede l'ora di incontrarvi. Ragazzi, andiamo. Ok, e anche lui è entrato in squadra. Ma ovviamente noi Lord Burrows lo incontreremo la prossima volta. Quindi, ragazzi, finalmente è finito tutto il prologo di Suikoden 5. Siamo pronti finalmente a iniziare a giocare in maniera seria, approfondire la storia e finalmente anche iniziare
i primi reclutamenti, o per meglio dire iniziare le prime parti di reclutamento, un po' come un corteggiamento, no? Quindi bisogna un po' corteggiare alcuni personaggi, e qui vi farò vedere poi come ovviamente fare. Detto ciò, noi ci becchiamo alla prossima e bye bye.